Buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui, anche grazie a così tanti telegiornali, telecamere. Cercherò di non sbagliare nessuna parola perché noi del 5 Stelle se toppiamo una parola è gravissimo, se sbagliamo un congiuntivo, io ogni tanto li sbaglio apposta così passa un nostro tema, un nostro messaggio sul reddito di cittadinanza. Mentre invece assistiamo quotidianamente, no, a politici che giustificano gli errori del passato con "è stato uno sbaglio la guerra in Libia", questa guerra voluta soprattutto dagli Stati Uniti, dalla Francia, avallata da Napolitano che non ha mai fatto gli interessi del popolo italiano ma ha sempre obbedito agli ordini esteri. Io lo dico perché è ancora un padre della Costituzione, no? Della distruzione della Costituzione, un presidente che è entrato in Parlamento l'anno della morte di Stalin, lo ricordo sempre. E il Movimento 5 Stelle non fa proposte così grandi, così importanti, senza prima aver consultato tutti i cittadini. Io mi sento un portavoce dei cittadini, sono un rappresentante del popolo italiano a tempo determinato e tra qualche anno, quando io non sarò più un rappresentante del popolo italiano, qualcuno di voi sarà qui a raccontare quello che fa una forza politica che studia. Noi studiamo sempre le questioni, studiamo i trattati, studiamo la storia, studiamo i numeri, i pro e i contro di un intervento, sono sempre i contro. I pro e i contro della NATO, ultimamente sono molto più i contro dei pro, e studiamo e poi presentiamo delle leggi che partono appunto dall'iniziativa popolare, perché siamo rappresentanti del popolo italiano, che poi riusciamo ad arricchire appunto attraverso lo studio e attraverso il coinvolgimento di una serie di attori che sul campo combattono alcuni progetti che fanno poi male ai cittadini italiani, come il MUOS, come alcune basi. Questo vogliamo semplicemente. Il Movimento 5 Stelle sta provando a costruire della sovranità. Sovranità politica. Noi siamo entrati in Parlamento sconosciuti, cittadini sconosciuti, che senza appunto questo movimento non avrebbero mai avuto l'opportunità di entrare e anche di parlare, di avere l'opportunità di condividere dei pensieri a un premio Nobel per la pace. Insomma, è un onore. Sovranità dell'informazione. Siamo sempre collegati in rete, anche adesso in rete, perché per carità, i media fanno il loro lavoro. Ultimamente, purtroppo, salvo rare eccezioni, fanno un lavoro totalmente asservito a Renzi, come non si era mai visto neanche in epoca berlusconiana. È incredibile quello che sta succedendo qui oggi in Italia. Il TG1, soprattutto, c'è il TG1. Il direttore Orfeo deve capire che è pagato dai contribuenti italiani, non è un dipendente della Presidenza del Consiglio. Deve raccontare le cose come stanno, raccontare quello che è la NATO, spiegare che cosa dice il trattato, spiegare che cosa è stata e che cos'è tuttora la guerra in Afghanistan, spiegare che abbiamo un articolo, l'articolo 11 della Costituzione, che tutela in primis il popolo italiano e la pace globale. Tante cose i cittadini italiani non le sanno. Però sanno che credono di sapere che oggi Renzi si scontra con la Merkel, che non è vero, che non è vero, che siamo ancora asserviti quotidianamente, non siamo sovrani. Io non ce l'ho con gli Stati Uniti d'America, per me sono un grande paese, un grande popolo, lo dico spesso, uno come De Luca non sarebbe certo governatore della California, per cui avremo molto da imparare dagli Stati Uniti d'America, dove vi è una stampa oltretutto molto più libera della nostra. Però non significa che tutto quel che viene dagli Stati Uniti d'America per noi debba essere oro colato, non è così, perché siamo un grande popolo, un popolo sovrano che dovrebbe anche un po' di più tirar sulla testa. Però negli ultimi 30 anni siamo stati abituati a subire, a subire, a subire ingiustizie, decisioni prese altrove, prese a Washington, prese a Bruxelles, prese a Francoforte, a Berlino, e noi niente, con il piattino. Anzi, ci spingono quotidianamente ad abbassare la testa e a ringraziare quando ci danno i bonus, le elemosine di Stato. Il bonus 80 euro, il bonus studenti, il bonus giovani, il bonus insegnanti. Questi ci tolgono ogni giorno dei diritti, soprattutto il diritto alla pace, e poi però in cambio ci danno dei bonus, sempre gli stessi bonus. La sovranità vogliamo costruire, una sovranità energetica, una sovranità bancaria. Vorremmo tornare appunto ad avere delle banche pubbliche nazionalizzate che possono fare investimento. Guardate che è tutto lì il giro. Se riusciamo ad essere come popolo, un paese maggiormente sovrano, l'agenda di governo non verrà dettata da quelle multinazionali degli armamenti, che sono coloro che appunto che dettano spesso l'agenda di governo anche al presidente degli Stati Uniti d'America, ovvero teoricamente l'uomo più importante e potente del mondo, ma non lo è. Perché c'è sempre qualcun altro che gli ha finanziato la campagna elettorale e che gli impone determinate scelte. Questo è il Movimento 5 Stelle, per quello organizziamo questi convegni, anche per provare a imporre dei temi nuovi al dibattito pubblico totalmente appiattito su tematiche che non ci riguardano, che non sono neanche interessanti per noi. Parlare di NATO, parlare appunto di guerre.
Oggi ci stiamo riproponendo come attore di una guerra in Libia di nuovo. Non gli è bastata la guerra in Libia sotto Berlusconi, non gli è bastata di nuovo. Washington ordina e noi li obbediamo. Non ci sta bene, perché appunto essere alleati sì, essere sudditi no. Il trattato di libero commercio non ci sta bene con gli Stati Uniti d'America, non ci sta bene perché vogliamo tutelare le nostre imprese, tutelare la nostra agricoltura. Prima loro dicevano che forse noi italiani pensiamo troppo all'Italia, forse. Io vedo che l'Italia però non pensa più agli italiani. Anche le sanzioni alla Russia sono folli. Il Movimento 5 Stelle ha, insieme alla tutta la Commissione Esteri, ha allacciato dei rapporti importanti con la Federazione Russa. Questo significa che noi condividiamo tutto quello che fa Putin? Assolutamente no. Però è una risorsa per noi, per le nostre imprese. Ed è evidente che non si può accettare che la NATO possa portare i propri confini in Russia, sostanzialmente. Che ritorniamo con le crisi, non lo so, missilistiche, con altri pezzi di guerra fredda o di quella terza guerra mondiale a pezzetti di cui parla il Papa. Non ci sta bene, non ci stanno bene le sanzioni, che non le abbiamo decise neanche noi in Europa, ce l'ha imposte Washington e poi abbiamo scoperto che tutto quel che abbiamo perso noi come scambi commerciali con la Federazione Russa se le sono prese gli americani perché fanno scambi commerciali con la Federazione Russa. Cioè io noto che è sempre la stessa storia della sudditanza, ma anche in questa settimana si è parlato molto, no, delle statue coperte con i cartoni, l'ennesima figuraccia a livello internazionale, ma guardate che quello è l'esempio lampante. L'essere più realisti del re, no? Nel dubbio tira fuori la lingua. Se hai un dubbio, tira fuori la lingua, perché ci siamo abituati a fare in questo modo. Io neanche credo che gli iraniani abbiano chiesto quella cortesia. Credo che sia venuta normalmente dalla presidenza del Consiglio, perché siamo abituati ad abbassarci, a inginocchiarci nei confronti di tutti, abituati alla colonizzazione, ancor di più la colonizzazione economica a cui si sta assistendo ultimamente. Il Movimento 5 Stelle questo non lo vuole. Combattiamo contro tutti e tutti, contro un sistema, ripeto, mediatico che ultimamente, io lo dico veramente con massimo rispetto a tutti i giornalisti, tanti giornalisti a ossequiare Renzi, a denigrare il Movimento 5 Stelle, forse provano a salvare un posto di lavoro, però se continuate a fare così, di lavoro per i vostri figli non ci sarà più. Io vi ringrazio, sarà un impegno del Movimento 5 Stelle portare avanti questa proposta di legge popolare, ascoltare, ripeto, i comitati, chi si occupa delle basi nucleari, perché io sono contro il nucleare, non le voglio le bombe nucleari nel mio paese, non le voglio, non ce le abbiamo noi, ma perché ce le devono portare degli altri? Non le voglio queste cose. Voglio stare molto attento alla spesa pubblica. Oggi la NATO sembra che ci imponga nuove spese militari, ma pensiamo veramente che investire oggi ancora di più in bombe significa tutelare la pace? È tutto il contrario. Da quando è stata dichiarata guerra al terrorismo internazionale, dopo le Torri Gemelle, sono stati spesi, se non sbaglio, 4.400 miliardi di dollari. La conseguenza è stata l'aumento delle crisi internazionali e l'aumento anche del numero di sigle terroristiche. Perché è evidente che è così, perché è evidente che il terrorismo innanzitutto si sconfigge evitando di vendergli le armi, perché nei territori controllati dal terrorismo islamico, dall'IS, non ci sono le fabbriche di armi, qualcun altro gliele vende e sono sempre quelle stesse fabbriche di armi che in maniera, come dire, puntuale, chirurgica, tirano fuori nuove guerre, perché l'unico modo per comprare nuove armi è utilizzare le armi vecchie e l'unico modo per utilizzare le armi vecchie è utilizzarle in una guerra, in un conflitto. Noi abbiamo una bellissima Costituzione, difesa prima anche da attori, premi Oscar, e oggi invece considerata qualcosa che si può cambiare. Ripartiamo dalla Costituzione della Repubblica Italiana, perché è una Costituzione che garantisce benessere, equità, giustizia sociale e sovranità. Vi ringrazio a tutti per essere qui presenti e grazie a chi porta avanti i progetti di legge di iniziativa popolare che vengano condivisi o meno, cambiati o meno, per noi il Parlamento ha il dovere di discuterli, perché lo ripeto ancora una volta, i parlamentari della Repubblica sono dei dipendenti dei cittadini e dei portavoce appunto del popolo italiano. Grazie.